un affare. Ieri ho trovato un affare, pesce freschissimo, bellissimo, buonissimo, a pochissimo. Eccole qui, le marmore o mormore, questo è il periodo, si trovano. Vedete questa pezzatura, non è tanto grande, quindi non è di grandissimo pregio, però è un pesce sempre di carne, carne a carne bianca. Quindi 6 euro al chilo, un affarone. Limone, prezzemolo, pomodori, cipollotto, aglio e peperoncino. Quindi che facciamo? Lo facciamo in padella, semplice semplice, lo facciamo al pesce fresco. Dobbiamo soltanto rispettarlo e stare attenti di non rovinarlo. Allora, io personalmente lo faccio con tutte le spine, perché ma è più buona la carne con l'osso o senza osso? Sempre quella la domanda. Quindi la stessa cosa è col pesce, dà più gusto e più sapore, va meglio. Adesso, aglio, mettiamo qui, bello, facciamo insaporire. Gambi di prezzemolo, come al solito nostro. Sentite in musichetta, bella, tranquilla, serena. Vai, così. Poi, pomodori, belli, rossi. Adesso inconcesserò, belli, profumati, hanno preso il sole. Prezzemolo ha fatto il suo. L'aglio lo lascio, l'aglio lo lascio. E incomincio a mettere i pomodori, così, belli. Li proprio così schiatto, come dire i napoletani, belli sul fondo, che fa quel bel sughetto, quello bel che si profuma, perché con il calore della padella calda si caramellizza proprio, gli zuccheri si caramellizzano del pomodoro, guardate, così, bello. Poi incominciamo a mettere prima il cipollotto, quello sotto sotto sottile sottile. È bel colore, perfetto. Peperoncino, un po' piccantino, aggiungo un altro pochino di olio, mi deve fare un bel guazzettino. Poi metto le marmore, allora soltanto pulite, viscerate e squamate, così, bello, allora qua mi aspettavo, così, bello, pulizziamo bene bene. Metto un po' d'acqua, così, metto un po' di sale, guardate che spettacolo, guardate che occhio che c'ha sto pesce, meraviglioso, guarda, guarda qua, vivo! E adesso, mo nel frattempo che facciamo? Nel frattempo che facciamo? Quello che faccio io normalmente quando ceno, ci facciamo un aperitivo, mentre aspettiamo che si fanno le marmore qui al guazzetto, ci facciamo un aperitivo. Allora, giriamo piano piano il pesciolino, guardate, vedete piano piano si sta cuocendo, così, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, ma il profumo che c'è, è stupendo, il pomodoro, l'aglio, l'odore del pesce, il profumo di pesce, eccolo qua, guardate, qua è da pane, qua da intingere, da inzuppare. 3 minuti e abbiamo fatto. Adesso il tagliere pulito, metto, taglio un po' di prezzemolo, così, il pesce col prezzemolo è perfetto. Vai, così, grossolano. Guardate che robetta. E adesso, spengo. E adesso si mangia. Allora, guardate qua. Così, vado così, guardate. Guardate così. Guardate che carne, guardate che carne, guardate che bello. Pomodorino, mamma mia, che meraviglia. Guardate, mi sta emozionando, mi sta venendo l'acquolina, la salivazione sta aumentando. Basta con sta roba d'allevamento, compriamo il pesce pescato. È piccolo, lo so, ci perdiamo un po' più di tempo, ci sta più spine, ma è buono veramente. Quindi,
come sempre, economico, di stagione e una bontà. Un bacio. Che buono, mamma mia. Speciale. Speciale. Una variante potrebbe essere questa. Provateci. Con i limoni quelli buoni, eh. Che bontà. Vediamo un po' come sto a questa variante. Buono. Poco, non esagerate. Buon appetito a tutti. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.